tutti, fratelli e sorelle, Dio vi benedica, sia lodato nostro Signore Gesù Cristo, sia fatta la sua santa e divina volontà, lode e gloria a Cristo e Ave Maria. Benvenuti in questa nuova trasmissione di Messaggi e Profezie, dove andremo a vedere un messaggio che arriva da Trevignano Romano del 19 gennaio 2020. Un messaggio abbastanza corto, ma quello che messaggio cortissimo, diciamo, però, cari fratelli e sorelle, è molto, ma molto, ma molto intenso, perché fa capire quello che stiamo vivendo oggigiorno. E guardate che non c'è bisogno di fare, così degli sproloqui, per fare una battuta, nel senso, non è che c'è bisogno da fare un elenco lungo, ma basta capire quello che stiamo vivendo. Poi, per carità, dal cielo, cari fratelli e sorelle, la Vergine Maria, su ordine di Dio, dice quello che è giusto per Dio, questo è chiaro. Però guardate che questo messaggio è molto molto forte, piccolo, coinciso, ma molto forte per far capire quello che stiamo vivendo. Ed è effettivamente così adesso come lo leggeremo. E viene dal Cenacolo di preghiera a Nettuno, provincia di Roma. Figli amati, vi ringrazio per essere qui nella preghiera. Amati miei, state vicino al cuore di Gesù, affinché anche all'ultimo istante mio figlio possa entrare nei vostri cuori. Quell'ultimo istante, cari fratelli e sorelle, non si intende solo per la fine dei tempi, cioè come stiamo già iniziando a vivere, o come quello che potrebbe essere, diciamo, no? A livello metto condizionale. Ma l'ultimo istante significa l'ultimo istante della nostra vita. Quindi è quell'ultimo istante prima che andiamo alla casa del Padre. Il Signore ha perdonato, come avete visto, il buon ladrone sulla croce. All'ultimo istante. Per questo dice, amati figli miei, dice, state vicino al cuore di Gesù affinché anche all'ultimo istante mio figlio possa entrare nei vostri cuori. All'ultimo istante. Il Signore non ci abbandona mai. Il Signore è sempre lì che ci aspetta. E dice, la terra sta per essere ripulita dalla sporchezza che l'uomo ha creato. Figli, convertitevi, è tempo. Cioè, la terra sta per essere ripulita, significa, in un messaggio precedente a questo, sempre di Trevignano, il 18, diceva della purificazione. Beh, ecco, la terra sta per essere purificata definitivamente, cari fratelli e sorelle. Definitivamente sarà purificata. Quindi se c'è questa grande purificazione che avverrà, per questo ci dice la Vergine Maria, convertiamoci, convertiamoci, cari fratelli e sorelle. Questo è quello che dobbiamo fare, convertiamoci, cari fratelli e sorelle. Non possiamo fare diversamente, ma convertirsi. Questa è l'unica cosa che possiamo fare. E senza la conversione, cari fratelli e sorelle, non andiamo da nessuna parte. Per questo vi dico, convertiamoci, cari fratelli e sorelle, perché compreso anche me, non che io no, e voi sì, tutti ci dobbiamo convertire. Ritornare a Dio prima che sia troppo tardi. Per questo Santa Messa, Santo Rosario, Santa Confessione, consacrazione a Gesù per le mani di Maria, cioè questo dobbiamo fare, cari fratelli e sorelle. E la carità, fare uno stile di vita compiacente al Vangelo. Non possiamo fare diversamente. Quindi questo è quello che bisogna fare. Poi finisce il messaggio. Ora vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Cari fratelli, preghiamo, 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 perché i tempi sono arrivati. Dio vi benedica, sia lodato nostro Signore Gesù Cristo, sia fatta la sua santa e divina volontà. Lode e gloria a Cristo. Ave Maria.